Beh, si sa, per qualcuno evocare un NPC di supporto in una boss fight di un Souls è da codardi sfigati. Ma secondo me invece ci sta. Voglio dire, se il gioco ci dà la possibilità di avere un piccolo aiuto offline, perché non coglierla? Per questo volevo portarvi la mia personalissima top 5 degli NPC più validi e più forti che io abbia mai trovato nei vari capitoli. Ovviamente ragazzi, siccome esistono decine di stili di combattimento diversi, può essere che alcuni di questi NPC, per il vostro stile di gioco e per il vostro stile di lotta, non siano stati un granché, ma io mi riferisco come sempre alla mia esperienza. Ma ora non indugiamo oltre e cominciamo! Al quinto posto il paladino Leroy del primo Dark Souls. L'ho inserito alla posizione più bassa perché Leroy è molto forte, ma ci verrà in aiuto contro un boss estremamente semplice, che di fatto non necessita assolutamente di aiuti. Sto parlando ovviamente di Girandola. Leroy è armato fino ai denti e con la sua gigantesca mazza concessione, che ha un peso di ben 24, è in grado di porre fine alla boss fight in davvero poco tempo. Peccato che non lo abbiano inserito evocabile anche contro boss ben più difficili. Al quarto posto mi sembrava d'obbligo inserire Bior delle Zanne Gemelle, la controparte di Havel la Roccia in Demon Souls. Bior è l'unico NPC offline evocabile del gioco, anche se tecnicamente non viene proprio evocato con il classico segno bianco, e in particolare ci aiuterà nella boss fight del demone trapassatore, ma solo se lo avremo liberato dalla cella sotterranea presente prima dello scontro contro il Cavaliere della Torre. Bior è una sorta di tank equipaggiato con la leggendaria armatura di legno, l'anello della grande forza, la sua spada, lo scudo e la sua balestra. E devo dire che è davvero forte, o almeno io l'ho trovato di grande aiuto contro il trapassatore, un boss che, ammetto, mi ha sempre dato filo da torcere. Al terzo posto Aegon di Dark Souls 3, il solitario cavaliere di Karim. Questo NPC da molti è considerato la controparte 3.0 di Leroy, e devo dire ragazzi che è proprio forte. Potremmo evocarlo sia contro il saggio di cristallo nelle paludi che contro l'armatura ammazzadraghi all'interno del castello. E devo dire che è proprio contro quest'ultima che dà il meglio di sé. Alle prime run, infatti, con il suo enorme martello di Morn, infliggerà danni tutt'altro che bassi, permettendovi di gestire al meglio uno scontro che può non essere così semplice come sembra. Al secondo posto un personaggio che poteva tranquillamente stare in cima, ma ho preferito non essere troppo scontato. Sto parlando di Tarkus Ferronero del primo Dark Souls, il leggendario guerriero di Bernic. Sì, a me piace pensare che provenga da Bernic, che ci aiuterà contro il Golem di Ferro alla fortezza di Senn. Anche Tarkus è un tank, anzi, il tank, essendo perfetto per lo scontro frontale. Alle prime run riesce senza problemi a sconfiggere da solo il boss. Infatti, voi potrete comodamente osservare la battaglia da lontano, ma la sua vera funzione sicuramente è quella di fare da esca, permettendovi così di bersagliare il golem con frecce o con stregonerie varie. Niente da dire, Black Iron Tarkus è un vero toro scatenato. E in vetta, signori miei, un NPC forte oltre ogni immaginazione, Jester Thomas il Giullare, di Dark Souls 2. Jester ci aiuterà contro Mita, la regina serpente, in cima al picco terrestre, e le sue piromanzie saranno implacabili. Altro che Quil'Ana, Salaman o Laurentius, questo è un vero piromante. Imperterrito e noncurante persino del veleno insidioso, lui lancerà le sue sfere di fuoco devastanti contro la povera regina, che in men che non si dica si ritroverà a 0 HP. Probabilmente contro altri boss sarebbe forse meno forte come aiutante, ma qui dimostra ampiamente la sua potenza, direi. Al punto da sembrare una vera build ottimizzata per il PvP. Ecco ragazzi, il video è finito. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Se siete d'accordo con le mie posizioni o se secondo voi ho detto solo scemenze, non fatevi problemi, dal momento che, come sapete, si tratta solo di pareri personali. Mi raccomando, statemi bene, cliccate sul porcione per iscrivervi se ancora non l'avete fatto e soprattutto se ne avete voglia. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video.